Fausto Zonaro è senza dubbio uno dei maestri più noti a livello internazionale tra i pittori italiani dell'Ottocento. La sua fama è dovuta in parte al prestigioso ruolo di pittore ufficiale del sultano che ricoprì a Costantinopoli. Ma qui dobbiamo rimarcare la sua specificità come pittore di temi orientale. Nel XIX secolo, infatti, possiamo distinguere essenzialmente tre tipologie di pittori orientalisti. Chi ha affrontato i soggetti orientali senza mai viaggiare, traendo ispirazioni da documentazioni e fotografie, e il caso più eclatante è quello di Domenico Morelli. Chi, invece, ha compiuto brevi soggiorni, come Cesare Biseo, al seguito dello scrittore Edmondo De Amicis nel 75 in Marocco e quindi nel 77 a Costantinopoli. E in ultimo chi, come Fausto Zonaro, si è trasferito a vivere in Oriente per decenni, immergendosi pienamente nella vita e nella spiritualità del luogo, riportandone, tramite l'educazione artistica appresa in Italia e a Parigi, una profonda indagine etnografica che, ai nostri occhi, conserva un fascino senza uguali e senza tempo. Generalmente annoverato tra i pittori orientalisti, Zonaro seppe dare dell'Oriente un'interpretazione personale, scevra di ogni intento fiabesco e più prossima al documentarismo dei resoconti di viaggio di Edmondo De Amicis. Il suo linguaggio affonda le radici negli anni della formazione, comune a quella generazione di artisti nati negli anni 50 dell'Ottocento, Zonaro era del 1854, il cui percorso si sviluppa tra realismo e nuove tendenze impressioniste. Le modeste condizioni economiche della sua famiglia e la chiamata alle armi sono la causa della frammentarietà della formazione, dapprima presso l'Accademia di Verona e poi, dopo il 1880, tra Venezia, Roma e Napoli. Napoli, in particolare, è un tassello fondamentale del percorso di Zonaro, che associa la lezione del grande vedutismo veneto di Guglielmo Ciardi con gli stimoli che gli vengono dall'ambiente partenopeo, Domenico Morelli naturalmente, ma anche più giovani, Cammarano, Dal Buono, Michetti e Migliaro, con cui stringe amicizia. L'attività di questi anni è febbrile. Nel 1883, anno del suo esordio, espone ben 15 dipinti, opere di impegno da esposizione in 5 diverse città: Torino, Genova, Firenze, Napoli e Roma. Scorrendo i cataloghi delle esposizioni si può ricostruire questa prima attività, in parte dispersa ma comunque ben documentata. Zonaro, a questo punto della sua carriera, guarda a Favretto per le vivaci scene di genere. Corre parallela a una produzione di matrice più agreste, in cui aggraziate figure femminili, sole in gruppo, sono immerse nel paesaggio, secondo il modello michettiano. Tappa finale del percorso formativo dell'artista è tuttavia il trasferimento nel 1888 a Parigi, dove studia sulle tracce dell'impressionismo e conosce personalmente Boldini e Zandomeneghi. Forte di questo bagaglio culturale, torna a Venezia, dove incontra Lisa Pante, con cui progetta un trasferimento in Oriente sulla scorta dell'impressione suscitata dai libri di viaggio di Théophile Gautier ed Edmondo De Amicis. L'intraprendente Lisa si trasferisce nel 1891 per prima a Istanbul, incurante delle difficoltà del viaggio. Affitta due abitazioni, una per sé e una per l'artista. E finalmente il 5 novembre sbarca anche Zonaro, che reca con sé casse con buona parte della sua produzione. La coppia si sposa di lì a poco e così inizia il periodo della produzione matura di Zonaro, che si sviluppa in linea di continuità con il linguaggio e la tecnica che l'artista aveva messo a punto negli anni 80. Il soggiorno durerà una ventina d'anni. Zonaro rientrerà in Italia nel 1910, dopo il colpo di Stato che depone il sultano Abdulhamid II. Nei primi tempi, l'artista si rivolge al suo pubblico tradizionale di turisti, viaggiatori e membri dell'aristocrazia internazionale che risiedeva a vario titolo nella capitale turca. L'Oriente è indagato alla ricerca di un mondo altro, antico e ancestrale, da contrapporre alle rigide regole e convenzioni occidentali. Zonaro si immerge nel paesaggio e nelle architetture russoreggianti che si rispecchiano nell'acqua, attraverso una pittura di luce, i cui modi aveva appreso a Venezia da maestri del vedutismo lagonare, ma sa anche rendersi interprete di un popolo che attraverso i suoi riti, la sua spiritualità e i suoi usi antichissimi e ancestrali contraddice le regole della modernità.
Se nei primi tempi si dedica soprattutto alla veduta, percorrendo i diversi quartieri della città e riproducendo scorci di fontane, moschee, cimiteri e mare, nel 1896, colpito da una sfilata del reggimento di cavalleria sul ponte di Galata, concepisce la prima composizione d'impegno offerta al sultano Abdulhamid II. Nominato pittore di corte, lavora su due piani paralleli, un linguaggio più formale è destinato ai ritratti della famiglia regnante e alle tele di storia. Cammarano è il modello per L'attacco, opera di grande formato dedicata a un episodio della guerra greco-turca, che rispecchia nella scelta del modello iconografico il desiderio del sultano di orientarsi verso un linguaggio più internazionale. I caratteri esotici della vita quotidiana degli abitanti di Istanbul emergono invece nella produzione destinata al mercato. Ampio spazio è dedicato al mondo femminile, protagonista di dipinti come Odalisca all'imbarco, il trittico Hammam. E alle festività religiose al tema dei dervisci, le confraternite islamiche dedicate a percorsi ascetici. L'artista compie una vera e propria ricerca etnografica, cogliendo le espressioni dei dervisci nel momento dell'abbandono estatico e degli astanti che partecipano con ammirazione all'evento. Dopo il rientro in Italia nel 1910, Zonaro trova una nuova casa tra la terra e il mare a Sanremo, dove continua a lavorare, realizzando vedute e scene di genere per quell'elite internazionale che amava svernare nella Riviera dei Fiori, con cui aveva stretto salde relazioni. L'Oriente, dove non tornerà mai più, resterà tuttavia sempre nel suo cuore, come attestato, ad esempio, dal ritratto della figlia Mafalda in abiti tradizionali turchi, realizzato nel 1922.